È stato ampiamente ribattezzato come il pignoramento del 730, ma in cosa consiste? Lo vedremo a breve, ma la prima cosa che dobbiamo osservare oggettivamente, con dati concreti, su fatti concreti, è appunto osservare come sono cambiate le parole, ma anche le azioni, i fatti concreti tra l'anno scorso e quest'anno. Diciamo che siamo completamente agli opposti. Ripeto, e ci tengo a ribadirlo, ragazzi, che siete d'accordo oppure no, stiamo parlando di fatti oggettivi, per cui ognuno di voi può liberamente dire meglio questo governo a livello di politiche fiscali, economiche e finanziarie, oppure era meglio l'altro. Se l'anno scorso la parola d'ordine era rottamazione e pace fiscale, oggi la parola d'ordine è prelievo forzoso e lotta all'evasione. Completamente due opposti. Da una parte c'è la parola pace, dall'altro c'è la parola lotta. Dal mio punto di vista sono entrambe condivisibili. Posso essere d'accordo appunto sulla lotta all'evasione fiscale, ma anche in questo caso bisogna capire verso di chi c'è questa guerra, verso di chi parte questa lotta. Perché dal mio punto di vista, come ti ho rappresentato in altri video, la lotta sta partendo verso i piccoli scontrini, verso i piccoli imprenditori, verso i negozianti. Almeno questo è il mio parere oggettivo sulla base delle indicazioni che possiamo avere ad oggi. Per le altre indicazioni, l'invito come al solito è quello di iscriverti, perché vedremo e seguiremo le misure che entreranno in vigore. Quindi niente rottamazione quater, niente pace fiscale per le aziende, neanche una riproposizione della pace fiscale per le persone fisiche. Quindi chi è indebitato fino al collo e si nasconde, non ha nessuna proprietà, non sta evadendo, non sta eludendo, ma quello che aveva dichiarato negli anni precedenti non riusciva a pagarlo, non riuscirà ancora a pagarlo, quindi se lo tiene in casa. A quanto pare niente flat tax, niente abbassamento delle tasse, insomma, questa è la nuova politica del governo. Detto ciò, appunto, arriva il pignoramento del 730. Che cos'è il pignoramento del 730? In buona sostanza, se hai dei rimborsi, ti spettano dei rimborsi nel 730, ma hai anche delle cartelle, bene, quei rimborsi ti vengono scalati. Questo vale sia per le persone fisiche che per le imprese. Per farla breve, ipotizziamo che nella tua dichiarazione dei redditi hai spese deducibili sanitarie per 1.000 euro, ma hai una cartella da 700 euro. Bene, praticamente ti verranno riconosciute come spese deducibili 300 euro, non tutti i 1.000 euro. Ripeto, questo vale anche per le imprese, e qui sarà una batosta a livello di spese, di crediti previdenziali, tanto per dire. Ci sarà una indebita, mi viene da dire, quantomeno, compensazione tra quello che tu devi dare all'Agenzia delle Entrate di riscossione e quello che l'Agenzia delle Entrate dovrebbe riconoscerti quando vai a dedurre una serie di costi. Giusto per intenderci, se devi dare hai dei crediti IRPEF, IRES, IRAP, o anche devi pagare delle multe, questo va applicato nelle multe, sia nel dare che nell'avere avviene la compensazione, ti verranno scalate, ti verranno appunto compensate queste due voci di spesa. Vediamo, ragazzi, vediamo se questa proposta verrà confermata, perché stiamo parlando anche dello sceriffo fiscale che vi ho detto prima, di ipotesi che sono sul campo, dell'abbassamento della flat tax per la fatturazione elettronica, il regime forfettario. Non ci sarà sicuramente l'innalzamento del 15%, anzi del 20%, dai 65.000 euro ai 100.000 euro di reddito, quindi tassa fissa da togliere a quello che guadagni. Credo che ci sarà un abbassamento per il regime flat tax del 15% sotto i 65.000 euro. Vediamo quale sarà la nuova soglia, ci terremo aggiornati, iscriviti. Prima però di entrare nel merito, credo che la mia direzione, almeno da un punto di vista del canale, non politica, ragazzi, dei vostri interessi è stata presa. Non diamo indicazioni politiche all'interno di questo canale, perché ripeto, credo che il panorama politico in questo momento non permetta, dal mio punto di vista, di sbilanciarsi più di tanto. Quindi vediamo, rimaniamo aggiornati, ragazzi, della notizia che ti volevo dare in questo video era soprattutto su questo pignoramento del 730, su cui sta puntando tantissimo il governo per ricavare un po' di soldini. Per darti un'informazione che ormai mi sembra quasi ufficiale, se dovessero cambiare, ti darò le notizie, ti darò le informazioni qui. Non ci sarà la rottamazione quater, non ci sarà la pace fiscale, sarà rimodulata la flat tax.
Quindi, da un punto di vista di tasse, fisco e quant'altro, è cambiato radicalmente, ripeto, il segno, l'indirizzo, la strada di questo nuovo governo rispetto al precedente. Anche se all'interno del governo precedente, dell'attuale, c'era lo stesso presidente del Consiglio e una buona fetta di maggioranza del precedente governo è presente in questo governo qui. Per questo video è tutto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo aggiornamento. Iscriviti al canale. Ciao.